In questo video cercherò di svelare uno dei misteri più grandi che avvolgono il mondo delle macchine fotografiche e videocamere, che è il bokeh, cioè lo sfondo sfocato. Come si ottiene e da cosa è regolato? Cercherò di essere molto veloce, i parametri sono 3. Vi anticipo già che i principi che regolano il bokeh sono fondamentalmente legati all'ottica e alla geometria, cosa di cui io non sono esperto, perciò vi lascio in descrizione dei link se volete approfondire. Ma adesso andiamo con il primo. Il primo è la distanza del soggetto e dello sfondo. In sostanza, come funziona? In sostanza dobbiamo prendere in considerazione tre elementi: la camera, il soggetto e lo sfondo. Più il soggetto è vicino alla camera, più ci sarà sfondo sfocato. Più lo sfondo è lontano dal soggetto, quindi lo spazio tra soggetto e sfondo è ampio, più ci sarà bokeh. Fine, questa è la cosa base. Ah, una cosa che mi ero dimenticato: gli obiettivi macro fanno quel bel bokeh, quel bello sfondo sfocato, perché riescono a mettere a fuoco da molto vicino, piccola parentesi. Il secondo parametro è la distanza focale, ossia la distanza della lente dal sensore, ossia lo zoom in pratica. Quindi più un obiettivo è grandangolare, come per esempio la GoPro, meno profondità di campo c'è, ossia meno sfondo sfocato c'è. Quindi le GoPro non hanno necessità di mettere a fuoco perché è già tutto a fuoco. Se invece avete uno zoom molto spinto, quindi anche 200 mm, ci sarà molto sfondo sfocato. Il terzo parametro è l'apertura, ossia l'apertura del diaframma, quindi quanto è chiusa o aperta. Brevissimo, più è chiusa, quindi f16, f22 laggiù, meno sfondo sfocato c'è. Più è aperta, quindi f1.8, f2, più sfondo sfocato c'è. Fine. Quindi, se volete lo sfondo sfocato, regolatevi con queste impostazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver sfatato uno dei più grandi miti del filmmaking. Qua ci sono altri video che vi consiglio di guardare, e visto che la batteria si sta scaricando, no, non è la batteria, è il suo riscaldamento.